Salve a tutti, in questo breve video parlerò del tema della scienza e l'accesso ai dati, o forse sarebbe meglio dire del divieto d'accesso ai dati, dal momento che tratterò i vari problemi riscontrati dai ricercatori, soprattutto dagli statistici, nella reperibilità e nella interpretazione dei dati da Covid-19. Mai, come in questi giorni, ricercatori e di numerose aree disciplinari si stanno prodigando nella messa a punto e condivisione di modelli e strumenti di analisi per poter essere di aiuto nella comprensione dei ritmi di diffusione della pandemia da Covid-19. Tra le varie voci, diversi gruppi di statistici in tutta Italia, tra cui il Covistat-19 dei colleghi del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Statistiche, stanno cercando di mettere in evidenza come l'utilizzo appropriato dei dati, con metodi statistici talvolta sofisticati, se trasmesso con efficacia e semplicità, possa considerarsi uno strumento prezioso al fine di capire a che punto siamo e quali siano i possibili scenari di evoluzione pandemica. In questo incontro voglio aprire una riflessione sulla centralità che i dati rivestono per una corretta comprensione dei fenomeni reali. Con l'emergenza legata alla diffusione pandemica, la necessità di avere dati di qualità è diventato un tema abbastanza caldo. È argomento delle ultime ore, per esempio, il dibattito su come e perché una regione venga contrassegnata da un colore giallo, arancione o rosso, o come la dinamica dei colori possa essere funzione di 21 indicatori individuati dal tavolo tecnico per una lettura oggettiva dei dati. Questo è dunque un esempio chiaro della relazione tra qualità del dato e qualità della conseguente azione decisionale. In realtà va sottolineato che la produzione e l'utilizzo di dati dovrebbe essere considerato un punto cruciale nell'analisi di un fenomeno sia in una situazione di emergenza che in situazioni di normalità. E da statistici ci auguriamo che una volta passata l'emergenza, il tema della centralità e qualità dei dati non resti solo all'attenzione di piccoli gruppi di ricerca o scienziati. Ma quali sono i requisiti e le regole tecniche affinché i dati possano essere considerati dati di qualità? Purtroppo, sebbene oggi ci sia una piena consapevolezza dell'utilità di disporre di grandi moli di dati, non c'è altrettanta attenzione verso la progettazione di un piano di produzione e di gestione di dati di qualità, cioè un piano che preveda delle regole, metodi e tecniche che siano condivise. In altre parole, possiamo affermare che manca la cultura della qualità del dato e in situazioni di emergenza, come la pandemia che stiamo vivendo, ci si ritrova ad agire senza regole o con regole non idonee ad affrontare al meglio la crisi. Se volessimo elencare alcune delle caratteristiche necessarie affinché un dato possa considerarsi di qualità, potremmo rifare riferimento alla sua accessibilità, completezza, chiarezza, continuità nell'aggiornamento e sicurezza. L'assenza di un quadro affidabile e condiviso favorisce infatti una comunicazione non univoca tra i vari interlocutori. Per quanto riguarda i dati sul Covid-19, le principali fonti di informazione sull'evoluzione dell'epidemia sono due: il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, che ogni giorno rilascia alle 18 il bollettino con il numero aggiornato di positivi, guariti, decessi per ciascuna regione, e l'Istituto Superiore di Sanità, che sempre giornalmente pubblica un'infografica con un aggiornamento dei principali dati epidemiologici. I dati elaborati all'interno del nostro Dipartimento sono quelli resi disponibili dalla Protezione Civile, la quale, adottando una politica trasparente, ha condiviso con gli studiosi dati aggiornati su base giornaliera. Tuttavia, anche in questo caso, ci troviamo di fronte a dei dati che non prevedono un piano di raccolta, ma ci vengono forniti sul sito della Protezione Civile già nel formato che vedete visualizzato. In una recente intervista alla professoressa Monica Pratesi, ex presidente della Società Italiana di Statistica, la professoressa ha sottolineato come i dati attualmente comunicati dalla Protezione Civile denotino un'assenza di progettazione concettuale che sia in grado di guidarne poi la comprensione e l'interpretazione sia da parte del pubblico più vasto dei cittadini, sia soprattutto da parte dei decisori pubblici. È fondamentale dunque che i dati vadano raccolti secondo un disegno campionario coerente al modello statistico che descrive il problema di interesse e che si vuole sottoporre al controllo sperimentale. Tuttavia, lo stato di emergenza ha fatto sì che non ci fosse il tempo per organizzare un piano di campionamento strutturato e condiviso. La mancanza di uno schema condiviso di raccolta ha fatto sì che i dati sul Covid possano essere considerati dati complessi,
dal momento che la lettura dei molti dati a disposizione è spesso confusa e contraddittoria. Riporto di seguito solo alcuni dei principali problemi riscontrati elaborando i dati della Protezione Civile. Ogni giorno la Protezione Civile comunica di quanto siano aumentati i pazienti attualmente positivi, lasciandoci presumere che questo dato corrisponda al numero dei nuovi contagiati. Ma non è esattamente così. Per determinare quanti siano davvero i nuovi contagiati del giorno, è necessario partire dalla differenza tra pazienti attualmente positivi del giorno corrente e del giorno precedente, sommando a questi poi la variazione giornaliera dei deceduti e dei dimessi guariti. Si tratta di un punto di ambiguità molto rilevante, perché il prendere in considerazione i numeri parziali relativi ai nuovi contagi giornalieri potrebbe condurre a risultati non rappresentativi della situazione attuale. Inoltre, sempre in merito al numero dei nuovi contagiati, ci chiediamo se abbia senso commentare i dati giornalmente, come spesso accade. La risposta è no, poiché non è citando giorno dopo giorno il numero di casi positivi e di tamponi effettuati che possiamo capire cosa stia accadendo realmente, così come non si può parlare di cambio di tendenza sulla base di una sola osservazione che vada nella direzione opposta della precedente. Un terzo problema riguarda il conteggio dei dimessi guariti totali. Da questo dato andrebbero eliminati i casi con status di guarigione non noto, ed inoltre sarebbe opportuno distinguere le guarigioni cliniche da quelle virologiche. La categoria dei dimessi guariti, pertanto, risulta essere una categoria molto eterogenea, perché include in realtà quattro diversi tipi di pazienti. Pazienti virologicamente guariti, ovvero coloro che sono risultati negativi a due tamponi eseguiti a distanza di 24 ore, pazienti dimessi in via di guarigione virologica, quindi risultati negativi al primo tampone in attesa del secondo del risultato del secondo tampone, i pazienti dimessi guariti clinicamente ma che non si sono sottoposti a tampone e pazienti dimessi senza alcun corredo di informazioni sul loro stato di guarigione. Anche i dati sui tamponi hanno delle ambiguità. Per esempio, non è mai stato chiarito dalla Protezione Civile se anche i tamponi che indicano l'avvenuta guarigione di un paziente siano computati o meno nel conteggio giornaliero. Ciò avrebbe come immediata conseguenza il fatto che il numero delle persone realmente sottoposte a controllo diverrebbe di molto inferiore rispetto al numero totale dei tamponi effettuati. Questo è solo uno dei problemi in merito ai tamponi, gli altri riportati nelle slide verranno discussi durante l'incontro online del 27 novembre. Problemi ancora maggiori vanno emergendo per quanto attiene al conteggio del numero dei deceduti per Covid-19. La mancata attribuzione al virus della morte di persone in casa propria o in casa di riposo porterebbe ad una fortissima sottostima del dato della Protezione Civile. Un altro importante limite dei dati messi a disposizione della Protezione Civile consiste nella impossibilità di essere utilizzati per una valutazione dei fattori di rischio associati alla positività da Covid-19. Infatti, la valutazione dei fattori di rischio necessita di dati individuali, ovvero i dati osservati sui singoli pazienti. Quelli messi a disposizione dalla Protezione Civile sono dati aggregati in cui la dimensione del paziente viene persa. Un altro problema di cui parleremo durante il nostro incontro online sarà quello del tracciamento e dei limiti della tecnologia di fronte a una sfida sociale e culturale così importante. Infatti, in diverse città, il sistema di tracciamento è andato fuori controllo perché non riesce a inseguire la crescita dei contagi. Detto questo, è ormai chiaro come gli statistici possono avere un ruolo fondamentale nella lotta al virus, ma per fare questo servono dati che consentano un monitoraggio accurato, ed è per questo motivo che negli ultimi giorni è disponibile online un'applicazione, Dati Bene Comune, con la quale si chiede al governo di rendere accessibili i dati che vengono utilizzati per prendere le decisioni. Se volete firmarla, la trovate al sito indicato nel link. Io spero di rivedervi durante la nostra chiacchierata online. Vi ricordo che il 27 novembre noi saremo online in due fasce orarie, dalle 17:30 alle 19 e dalle 21 alle 22:30. Vi aspetto in tanti, a prestissimo.